Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing, in particolar modo di retro manuali. Oggi andremo a esplorare il manuale dell'Apple Logo 2 Reference Manual. Il logo era uno dei tanti linguaggi degli anni 80, insieme al Basic, che furono proposti, diciamo, per programmare i computer in modo facile senza stare a complicare particolarmente la vita agli utenti. Il Basic fu, diciamo, sicuramente il linguaggio più semplice che curò la prima parte dell'interfaccia, diciamo, tra macchina e uomo, con interfacce a linee di comando. Il logo fu proposto come linguaggio, diciamo, anche all'elementare o all'asilo per cercare di sviluppare la programmazione. Andremo a vedere, non ebbe particolarmente successo. Andiamo a vedere, diciamo, in che cosa consisteva grosso modo questo il linguaggio. Il link per scaricare il manuale di Apple Logo 2 Reference Manual lo trovate in descrizione. Dunque, andiamo a vedere praticamente il manuale, non lo guarderemo tutto, guarderemo soltanto praticamente l'indice e alcune parti, perché praticamente sono parecchia roba. Sono circa, vediamo un po', 207, 241, sono circa 315 pagine, quindi è tanta roba. Dunque, vediamo un po', circa questo manuale: introduzione, la grammatica del logo, la definizione delle procedure con il to, capitolo 3, usare l'editor del logo, la grafica, diciamo, turtle con, come si dice, mi viene a tartaruga, pardon, il testo e i comandi per lo schermo, parole e listati, le variabili, operazioni aritmetiche, condizioni per il controllo del flusso, quindi abbiamo sicuramente cicli e decisioni e la if, poi modificare le procedure, le operazioni logiche, i connettori logici, tutto quello che c'è fuori dal mondo, quindi in un certo qual modo la connessione tra il logo e il sistema operativo, gestire lo spazio, diciamo, di lavoro, probabilmente gli archivi, il file manager del logo, come gestire i vari file, load, save, qui, diciamo, si va più in specifico il sistema operativo del logo, proprietà degli stati, primitive speciali, tools utili, strumenti utili, file di startup, spazio della memoria, parsing, hashi, sommario, vabbè, niente di particolare, un glossario e così. Ma noi andremo a vedere soltanto la introduzione e la grammatica del logo. Il resto, se vi interessa, lo potete andare a scaricare cliccando sul link che trovate in descrizione. Dunque, andiamo a vedere rapidamente, quindi stati e figure, ecco, circa questo manuale, qui si spiega cos'è, come funziona. Introduzione: Logo è un computer, è un linguaggio per il computer che offre una serie di caratteristiche per dei novizi che non sanno assolutamente nulla né di computer né di programmazione, quindi era stato pensato come linguaggio estremamente, diciamo, semplice, ancora più semplice del Basic, però diciamo non ebbe un grande successo perché sostanzialmente il Basic era dato gratuitamente in ROM su tutti gli home computer, il Logo invece te lo dovevi andare a comprare. La grammatica del logo, procedure, qui to welcome, print H1 end, e questo era praticamamente un po', assomigliava un po' decisamente al Basic, tranne il fatto che non c'erano numeri di linea, a quanto pare. Vediamo un po', qui siamo al print, c'è una serie di istruzioni impilate senza il numero di linea, comandi, operazioni, stampa, il punto interrogativo si poteva mettere anche con sul Basic senza stare a identificare, vabbè, come variabili globali e variabili locali.
capire, diciamo, le linee del logo, print, zoom, random e via dicendo, con delle biforcazioni, definire le procedure con il to, da to a end, quindi se era uno spazio in cui si andava praticamente con to, era una specie di tipo begin e end per il Pascal, via, tu quando iniziava con to si aveva una serie di procedure e poi si finiva con end, va bene. E poi c'era come utilizzare l'editor del logo. Ok, se volete andare a approfondire questo linguaggio del 1980, il link lo trovate in descrizione. Possiamo andare a dare una sbirciatira per quanto riguarda le appendici, che magari possono essere un po' più importanti. Vediamo un po', glossario, insomma, ascii caratteri, bah, non c'è quasi niente, quindi non è che poi ci interessa più di tanto. Non fu nemmeno mai utilizzato per fare dei programmi o giochi, mentre con delle avventure con il Basic si poteva fare tantissime cose. No, niente, ci fermiamo qui, quindi se volete andare a approfondire il ricordo dell'Apple logo, il link lo trovate in descrizione. Per questa brevissima puntata fugace, diciamo rapida esplorazione di questo antico linguaggio probabilmente sconosciuto e più, il link lo trovate in descrizione. Ciao, alla prossima.